Salve. Buongiorno, senta, un'informazione. Sì. Mi ha detto un amico che qua è riuscito a farsi fare il vaccino. Sì, nonostante sono cambiate le direttive, deve avere un appuntamento sul portale della regione. Ah, ok, perché appunto lui era venuto sì, dopo le 4. 4 e mezzo. E purtroppo sono cambiate qua, ogni giorno cambiano le direttive. Ah, ok, quindi l'avete fatto fino a giorni scorsi? Sì. Fino a sabato, dopodiché? Deve avere forza appuntamento sul portale della regione. Neanche nei prossimi giorni, quindi. Lo so, vediamo cosa ci dirà la regionazione. Ho sentito il po' di amici che l'hanno fatto, più che sentito, quindi proprio testimonianze dirette. Ho detto, beh, ci provo. Noi come? Abbiamo la prenotazione, lo vediamo e ci hanno detto di venire oggi alle 5 e un quarto. Alle 5 e un quarto? Sì, poi ci hanno detto che la regione ha bloccato i vaccini perché stanno un po' capendo come fare con questi vaccini che hanno. E domani devi chiamare. Cioè, ma tu quindi scusami, hai chiamato sabato? Cioè, ti ha risposto sì, questo numero verde? Sì, venite con il cognome, venite alle 5 e un quarto, c'erano questi vaccini da fare. E... cioè, gli hai dato semplicemente il tuo cognome? Cognome sì. E basta. Stava il ragazzo davanti a noi che si era prenotato col numero verde, gli avevo detto che oggi non li facevano quelli su chiamata. Comunque noi saremmo under 30. Voi come l'avevate saputo? Passaparola sì, così? Passaparola. Passaparola che c'era stato un ragazzo che aveva 32 anni che l'ha fatto qua. Senza comorbibilità, senza fragilità particolari. Con rilascio di certificato, quindi una cosa ufficiale, non una cosa di categoria altro. Dai. Però un nostro amico l'ha fatto sabato, quindi lo facevano, è una cosa che... Ma anche lui ha fatto la prenotazione? O sì, è venuto qui? No, lui ha chiamato, è andato proprio subito. Volevo sapere se era possibile prenotarsi per fare il vaccino contro il Covid-19. Sì, caro, guarda, si fa tutto tramite portale in questo momento, quindi sul portale della regione. Ma io, scusami, ho saputo che... cioè, fino... stamattina sono cambiate le direttive. Quindi non è possibile più, ecco, fare una prenotazione così telefonica? No, per il momento no. Ah, e magari nei prossimi giorni, da domani, non so, sarà possibile? Può darsi, ma non sappiamo nulla, stiamo aspettando altre direttive. Chiedo al dottore, ha chiesto insomma gli appuntamenti, io sto senza appuntamento, ma è possibile farlo? Il fatto è oggi no, prova domani. E domani magari ci riprovo. Ci manca noi. Ah, voi avevate fatto? Sì, però hanno detto che la regione ha interrotto questa cosa. E non vanno detto se nei prossimi giorni ripartiranno? Hanno detto di provare a richiamare da domani. No, pure noi, abbiamo fatto la bocca. Perché abbiamo sentito di gente che l'ha fatto, quindi che c'era riuscita. Perché sa che inizia... a me è arrivata la voce di sabato, ma gliel'hanno detta giorni prima, quindi mi sa che tanto perché ci vaccinavano.